Nazionale Canina di Reggio Emilia 2019, ultima giornata espositiva per questo weekend ricco di passione per i nostri amici a quattro zampe e ricco di tantissime soddisfazioni per gli espositori numerosissimi. Abbiamo quasi 6.000 cani presentati in questo weekend che hanno reso felici un sacco di persone che ci stanno seguendo in diretta via streaming su animalnews.tv. Vi salutiamo e vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare il nostro sponsor principale che è Monge Natural Super Premium, che in occasione di questa esposizione vuole mettere l'accento su un nuovo prodotto che è Be Wild Feed the Distinct, un insieme di prodotti a basso contenuto in cereali o senza cereali aggiunti. Per cui siamo pronti per cominciare con i primi dei raggruppamenti che servono un po' come riscaldamento dei motori. Infatti stiamo parlando della competizione di giovani presentatori, Junior Under Competition, che conosceremo tra poco la giudice. In questo caso i protagonisti sono i conduttori, di età compresa tra i 6 e i 12 anni e tra i 10 e i 17 anni. Vedremo quindi dal raggruppamento che ho chiamato poco fa degli juniores come protagonisti indiscussi i nostri amici a quattro zampe. Per cui grazie per aver acceso sulle nostre frequenze, rimanete con noi, grazie a tutti gli espositori e al pubblico qui presente. Ed ora Laura, a te l'onore di presentare la giudice della Junior Handling Competition. Giudicherà i junior handler a questa esposizione internazionale di Reggio Emilia, Giulia Granai. La nostra giudice da poco che ha passato l'asticella di Junior Handler ha valutato singolarmente i concorrenti secondo la scheda di valutazione dell'Associazione Italiana Junior Handler affiliata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e vedremo tutti i partecipanti, quindi Laura ci indicherà i finalisti e gli spareggi da portare a termine. Prego. Siamo pronti per la prima categoria che va dai 6 ai 12 anni e cominciamo da Christian con un bulldog francese. Carol con uno spitz nano. Vittoria con un golden retriever. Ludovica con un Whippet. Alexandra con un Labrador Retriever. Nicole con un Farrowhound. Thomas con un Basenji. Iside con un Espagnol Breton. E chiude Melissa con un pastore scozzese a pelo lungo. Ecco il primo gruppo di giovani presentatori o junior handler. Ricordo che valutati dalla nostra giudice Giulia Granai abbiamo diversi parametri che vanno dalla conoscenza della razza presentata al pandan tra abbigliamento e razza presentata, proprio perché in questa competizione ad essere valutata è l'attitudine alla presentazione del giovane presentatore, ovvero la capacità di esaltare i pregi del soggetto presentato occultandone i difetti secondo la razza di appartenenza. Per cui si parla di binomio come nelle competizioni equestri per i giovani presentatori. Mentre la giudice ringrazia i partecipanti, vorrei dire che anche la nostra giudice Giulia Granai è stata una junior handler e ha vinto nel 2012 rappresentando l'Italia al Craft. E siamo quindi pronti per chiamare, mi posiziono così, possiamo disporre tutti i vincitori. Chiamiamo quindi al sesto posto Alexandra con un Labrador Retriever. Quinto posto per Ludovica con un Whippet. Quarto posto per Carol con il Pomerania.
cominciamo a salire sul podio e chiamiamo al terzo posto Iside con un Épagneul Breton. Secondo posto per Nicole con un Pharaohhound. Sale sul gradino più alto del podio quale miglior giovane presentatore della prima categoria, 6-12 anni di età. Vittoria con il Golden Retriever. Ricordo che dal primo al sesto classificato, perché dal primo al sesto classificato si otterranno i punteggi per il circuito nazionale dei giovani presentatori.